Un attimino prima di iniziare inviterei un caro amico, Angelo. Ecco Angelo. Dovevo fare consigli per gli acquisti, ma li ha già fatti il sindaco. Però quegli acquisti particolari meritano veramente la vostra attenzione. Dov'è? È laggiù, Domenico, nelle sue funzioni di papà. Volevo portare la vostra attenzione sul piccolo violino magico, è qualcosa di straordinario. Allora, ricordate, domani mattina dalle 10 all'una c'è le prime eliminatorie, cioè ci sono 20 ragazzi che arrivano da tutto il mondo, dall'Australia, dalla Corea, dagli Stati Uniti, dalla Lituania, dall'Ucraina e dalla Russia. È qualcosa di straordinario, accompagnati dall'orchestra di Goni. Loro parteciperanno a queste prove alle finali. Domani pomeriggio, chi è interessato, parlare e scrivere di musica alle ore 15 in Teatro Arrigoni. Due grandissimi musicisti, il direttore della rivista Amadeus, chi è appassionato di musica bene. Giovedì visita guidata musicale. Assieme a questi musicisti partiamo alle 18 dalla loggia, faremo l'itinerario, partiremo dalla loggia e faremo il giro dei monumenti più belli di San Vito, è un'occasione. Venerdì ci saranno le finali, dalle 9 alle 13, sempre in Auditorium Zoppi. Poi sabato in castello alle ore 19, sì, qui siamo. Qui ci sarà un concerto, appunto con concerto dei partecipanti al concorso, per cui sarà una cosa veramente eccezionale. E domenica alle 16:30 le grandi finali. È una cosa notevolissima. Io veramente ve la segnalo, e se avete un momento anche per sgattaiolare in auditorium, vi sarà ricompensato vedere questi ragazzini che ci regalano dei momenti di musica straordinaria. Sarà un momento di felicità e un momento di bellezza. Venite che sarete senz'altro ripagati. Grazie e buonasera. Grazie Angelo. Allora io